Ciao a tutti e bentornati sul canale. L'escursione di oggi parte dal belvedere del Balzolo, a Penna Piedimonte. Siamo in autunno e in questo periodo dell'anno ritengo che non sia necessario per forza percorrere sentieri di alta montagna per godere appieno delle meraviglie della Maiella. Ed è per questo che oggi ho voglia di portarvi in uno dei miei hiking preferiti, un giro ad anello di media quota che percorre vecchie tracce pastorali. Il dislivello è di 750 metri, la durata di circa 5 ore, la lunghezza 13-14 km. Un saluto alla famosa pinna chiamata Cimirocco, che simboleggia anche la Dea Maya, e si prosegue. Si inizia subito con un impegnativo tratto in salita. Il primo punto di interesse che raggiungerò è il rifugio Pischioni. Fa caldissimo, sono oltre 20 gradi, siamo quasi a novembre. Molto molto strano. In questo periodo ci sono molti pareri contrastanti riguardo il cambiamento climatico. Vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Il mio obiettivo primario oggi è quello di raggiungere la Grotta Cavaliera, luogo che mi ha da sempre affascinato. Una grotta, direi, molto fotogenica, con una spettacolare vista sulla Valle dell'Avello. Vedrete. Il fogliaggio di questi giorni è fantastico. Ho già detto che fa caldo, incredibile. Comunque siamo qui, questo è il rifugio Pischioni. Facciamo una visita come sempre. Il rifugio Pischioni è incastonato sotto uno sperone di roccia. L'ambiente è molto spartano, come altri rifugi di questa zona. Da qui si gode di un panorama mozzafiato che, oltre la valle, si apre anche sulla cima delle Murelle e il Monte Acquaviva. Questa panca, prendere il sentiero a destra, qui a sinistra c'è una fontana, ma non c'è proprio sempre l'acqua. Eccola qui. Da qui in poi è importante prestare attenzione ai segnali, è facile perdere il sentiero. Inoltre anche qui ci sono dei punti abbastanza esposti che possono risultare pericolosi. Nel frattempo ho raggiunto la Grotta Cavaliera Piccola, quella ben più grande e appena sotto di me, ma per raggiungerla devo raggirare una scarpata.
grotta cavaliera si presenta come un'enorme cavità protetta da un muro a secco, a testimonianza della grande storia della transumanza di questa parte della Maiella orientale. Seguo il giro, direzione Madonna delle Sorgenti. Per un po' metterò da parte la videocamera perché c'è una bella discesa, dovrò scendere fino alla Valle del Lavello. Alla Madonna delle Sorgenti c'è possibilità di fare il rifornimento d'acqua. Da qui partono vari sentieri per numerose escursioni, come le gobbe di Selva Romana, Cima delle Murelle, il Blockhaus e il Monte Amaro. Torrente Avello è completamente secco. Resta che ritornare al punto di partenza percorrendo una comoda strada sterrata di circa 5 km, attraversando splendidi paesaggi montani con vista fino al mare e tre gallerie scavate nella roccia. Il giro è finito, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done.